Arriviamo a un'altra grande leggenda metropolitana, forse la principale, e ci arriviamo anche qua con una domanda che ho lasciato volutamente, cioè, in sospeso, cioè non c'è la risposta, no? È bianca la slide, perché voglio lasciarvi un attimo di suspense e vedere cosa mi dite. Ovvero, come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? Quindi qua siamo squisitamente nell'ottica del titolare di diritti, di colui che crea opere e vuole sapere come tutelarle. No, abbiamo detto che siamo ancora nel riquadro arancione del nostro schema diviso in due. E allora chi crea opere, fra cui immagino anche molti di voi, in virtù di quello che abbiamo detto, no? Del fatto che il docente non è più un semplice ripetitore, di spiegatore di concetti, ma è anche un creatore di opere, come fa appunto questo docente, questo oppure fotografo, oppure musicista, colui che crea un brano musicale o una fotografia, a diventare titolare dei suoi diritti? Cioè come acquisisce i diritti d'autore? Attenzione che la domanda è molto precisa. Ho messo volutamente in rosso acquisire, cioè come acquisisce il diritto d'autore. Provate a pensarci 10 secondi, datemi, non c'è bisogno che me la date perché sennò adesso in chat arrivano 6.000 risposte diverse, provate a darvela, però provo ad anticiparle io le risposte. Allora, probabilmente qualcuno ha pensato, finché non deposito la mia opera da qualche parte, non lo so, finché non deposito il mio brano musicale alla SIAE, risposta che è abbastanza comune da parte dei musicisti, oppure finché non deposito a qualche ufficio particolare il mio libro, il mio romanzo, non ho il diritto d'autore. Altri dicono, finché non ho fatto un contratto di edizione, un contratto discografico, non ho il diritto d'autore. In realtà sono tutte risposte che, come dire, confermano la leggenda metropolitana, perché la risposta esatta è in realtà questa, cioè la risposta è non devo fare nulla, cioè l'acquisizione del diritto è sostanzialmente automatica, è un diritto che nasce così, ex lege, per natura, perché l'ordinamento giuridico prevede che è così, cioè l'ordinamento giuridico prevede che con la creazione dell'opera, nel momento in cui si verifica quello che abbiamo chiamato carattere creativo, cioè c'è davvero un'attività creativa, non è la semplice riproduzione di qualcosa che è già stato fatto prima da qualcun altro, ma c'è del mio in quell'opera, allora automaticamente la legge garantisce al suo autore dei diritti, che vengono chiamati poi genericamente, sinteticamente, diritti d'autore, ma poi vedremo che questi diritti d'autore sono tanti e hanno tutta una classificazione abbastanza complessa. L'articolo 6 dice esattamente quello, cioè l'articolo 6 della sempre della solita legge, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Anche senza quest'ultima precisazione, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, il concetto arrivava lo stesso, cioè è la semplice creazione dell'opera che costituisce il diritto. Punto. Se vi siete dati quella risposta che dicevo prima, cioè se avete pensato, ah, ma finché non vado a depositare l'opera, finché non ho una prova, finché non ho registrato il mio testo da qualche parte, non è che avete sbagliato, avete semplicemente risposto ad un'altra domanda. Cioè avete risposto a questa domanda, cioè a come si dimostra la paternità delle opere, che sembra la stessa cosa, ma è molto diversa. Cioè per noi giuristi, insomma, sono due piani abbastanza, cioè, separati abbastanza chiaramente. Cioè, uno è il piano cosiddetto sostanziale dell'acquisizione del diritto, l'altro è il piano probatorio, cioè degli strumenti relativi alla dimostrazione, alla prova di questa mia titolarità di diritto. E non è appunto una questione di pura lana caprina da giurista, ma è, diciamo, determinante, perché la legge prevede che tu il diritto ce l'hai comunque, al di là del fatto che ci sia un deposito in SIAE, ci sia un, che ne so, la cera lacca del notaio, ci sia il Papa che protocolla il documento presso la Santa Sede. Non è quello. Cioè, il diritto nasce nel momento in cui crei l'opera. È chiaro che in virtù di una, cioè, nella paura, nel timore di una contestazione di questa titolarità, nella paura che qualcuno spacci per proprio una cosa che invece ho fatto io, detto volgarmente, allora sì, può essere utile avere una prova di paternità. Però
ma è appunto una, come dire, una garanzia in più, un pararsi le spalle, ok? Ma non toglie, nulla toglie alla titolarità del diritto che è comunque determinata dalla creazione dell'opera. E infatti, come vedete, in questa slide non ho proiettato una norma, cioè ho messo un'icona anche bruttina di un calendario. Perché? Perché non c'è, nella legge sul diritto d'autore non c'è una regola, una norma giuridica che dice chiaramente cosa devo fare o cosa non devo fare per avere questa prova di paternità. Si lascia, come dire, implicito alla logica questa risposta, cioè il fatto che un autore abbia una prova di anteriorità è ritenuto sufficiente, cioè se due autori stanno litigando sulla titolarità del diritto di un brano musicale o di una fotografia, chiaramente quello che riesce a portare una prova di anteriorità temporale più forte vince, cioè chi riesce a dimostrare di essere in possesso di questa fotografia in una data precedente a quella di tutti gli altri, sostanzialmente è il titolare dei diritti, o quantomeno per la legge è ritenuta prova sufficiente per stabilire che lui sia il titolare dei diritti. Ma come vedete è solo un'eventualità, cioè è solo una cosa che avviene nel caso in cui ci sia una contestazione, ci sia una lite giudiziaria. In molti casi non avviene, cioè non c'è nemmeno la necessità. No, in molti casi, cioè, allora, io ho un blog e ho un canale YouTube, no? Come vi ho raccontato, e faccio dei post con una certa frequenza, cioè facciamo una volta a settimana, mediamente. Non è che tutte le settimane vado dall'ufficio protocollo della Santa Sede a farmi dare un timbro in ceralacca che mi stabilisce la data. Lascio che le cose, in un certo senso, vadano per conto loro. Il fatto che ci sia una data sul server, che io riesca a dimostrare che quella cosa l'ho fatta io, mi è sufficiente. Nei casi un po' più delicati, cioè quando pubblico un libro, pubblico un'opera che coinvolge appunto una casa editrice, qualcun altro, insomma, devo usare delle cautele maggiori, allora mi faccio una prova di data certa che mi precostituisco, diciamo, in casa, nel senso che con i mezzi che abbiamo oggi, attraverso il digitale, è possibile, ad esempio, marcare, dare una marcatura temporale a un file, cioè mettere dei metadati sostanzialmente all'interno del file che stabiliscono in modo chiaro che quel file esisteva ad una data precisa. Pensate alla cosiddetta PEC, no? Voi tutti siete dei dipendenti pubblici, quindi insomma che cosa sia una PEC, cosa sia lo SPID, tutte queste cose teoricamente dovreste già saperlo. E sono tutte forme, cioè la PEC altro non è che un'email che dà una maggiore garanzia sulla spedizione e ricezione del contenuto, del messaggio, no? È come la famosa raccomandata con ricevuta di ritorno, no? Solo che è in forma di email, quindi è digitale. Però ecco, l'email, la PEC è una forma di datazione certa, potremmo dire, perché uno si autospedisce una PEC e si conserva la PEC nell'evenienza che qualcuno poi voglia contestare questa sua paternità dell'opera. Oppure casi in cui la datazione certa è anche lì implicita nel corso delle cose, cioè pensate a una tesi di laurea, no? La tesi di laurea prima che venga discussa, quindi prima che venga davvero resa nota, è stata già protocollata dall'università. Almeno quando mi sono laureato io funzionava che dovevi entro 15 giorni dalla data della tua discussione depositare la copia, quella diciamo rilegata male, quella da spendere poco, dovevi depositarne una alla segreteria studenti, che era quella che faceva poi testo nell'eventualità di ricorsi, di contestazioni, via dicendo, no? E quella, caspita, era una data certa, no? Perché nel momento in cui io mi sono recato presso la segreteria studenti, ho ricevuto dal funzionario della segreteria studenti un timbro sul mio libretto, quindi io sul mio libretto universitario avevo una sigla, un timbro con la data, con scritto Simone Aliprandi ha depositato la sua tesi di laurea dal titolo XY il giorno 5 dicembre del 2003, non lo so. Ok, e quella, caspita, non è una data certa, è una data certa sì, perché è stata posta da un funzionario pubblico che in quella sua mansione stava certificando la protocollazione di un documento che va a finire in un archivio pubblico. Quindi, come vedete, sono tanti i casi in cui in realtà la data certa ce l'abbiamo già senza che noi abbiamo fatto nulla di particolare per averla. Ok?
No, sto adesso tanti esempi, poi se volete discuterne, però ce ne sono tanti, ma questi sono i più classici. Una, ad esempio, vabbè, adesso ho discusso con i miei studenti questa settimana che abbiamo fatto un lavoro di gruppo, una sentenza al Tribunale di Roma di qualche anno fa ha stabilito che anche la data di Facebook, no, la data che si riesce a ricavare da un post di Facebook, salvo che qualcuno riesca a dimostrare che quella data è stata manomessa, ma è difficile perché Facebook non consente di modificare la data dei post. Beh, allora, sulle pagine Facebook è possibile, sui profili privati no. Però ecco, cioè, in quel caso era stato riconosciuto che la data della foto che era stata diffusa sui social non era stata manomessa e quindi quella faceva fede ed era sufficiente per costituire prova di anteriorità. Quindi a seconda dei casi si valuta di volta in volta la situazione. Quindi è più un gioco di forze, di prove. Cioè c'è una prova più forte che può essere appunto la data attribuita da un pubblico ufficiale, da un notaio, da un funzionario e poi via via si scende fino a arrivare anche alla prova testimoniale in alcuni casi. A volte quando non si ha nessun tipo di forma documentale i giudici accettano che si chiamino dei testimoni a confermare che quell'opera l'ha scritta Tizio il giorno X. Ok? Casi estremi nel nostro processo perché non succede così di frequente. Il nostro è un processo molto più legato alle prove documentali, però per dirvi che appunto questo problema va visto in un'ottica molto diversa rispetto a quella che normalmente si pensa, cioè non è una di queste formalità a far nascere il diritto, perché il diritto è già nato nel momento in cui è stata creata l'opera. Queste sono delle formalità in più che mi danno una garanzia sulla difendibilità dei miei diritti in una eventuale, sottolineo, lite diatriba sulla paternità dell'opera. Ok? Questo è un concetto fondamentale.